successivamente al video dello smontaggio e la relativa pulizia, facciamo adesso il rimontaggio di questo mulinello vintage. Partiamo prima di tutto con l'assemblaggio del gruppo anti-ritorno e della corona primaria. Andiamo quindi ad inserire questa levettina con la parte lunga rivolta verso la levetta qui. Ora c'è una parte un po' complicata, o che potrebbe rivelarsi complicata. Dobbiamo inserire la molla dell'antiritorno. Dobbiamo incastrarla in questa fessura qua, che non so se si vede in camera, e far sì che stia fissa su quello che è il nostro leveraggio che abbiamo appena montato. Non è una cosa molto semplice, in quanto questi assemblaggi lasciano un po' il tempo che trovano e non sono studiati proprio benissimo. Ok, no, è scappato ancora. Ok, andiamo a spruzzare un po' di spray al silicone in questi movimenti. E lo mettiamo qui buono, che non scappi. Andiamo adesso a mettere un po' di grasso bianco in questo meccanismo, mettendolo soprattutto nel canale qui in mezzo, che è quello che poi lo tratterrà e lo distribuirà su tutta la meccanica, un po' nell'ingranaggio, è bene metterne un po', ma non bisogna mai esagerare perché si rischia di fare l'effetto opposto, ovvero di impastare i meccanismi. E ora lo inseriamo all'interno del corpo. Ok, come sentite l'antiritorno funziona. Lo lasciamo in questa posizione senza che scappi dalla parte opposta e se vogliamo avere una sicurezza che non scappi andiamo a metterci già la manovella. Così non può scappare. Ci prepariamo ora questo componente, che è l'ingranaggio che fa ruotare tutto il gruppo archetto. Anche qui mettiamo un po' di grasso bianco nel canale. Senza esagerare. E lo andiamo a inserire al suo posto. Mettiamo ora la clip di sicurezza, in modo che questo non vada poi a scappare. Ok. Risulta molto meno impastato di quando lo abbiamo smontato, ovviamente.
allora, su questi meccanismi interni mi piace dare un po' di spray al silicone. E anche qui mettiamo un leggero strato di grasso bianco. Magari li mettiamo qui sulla corona, in modo che poi vada a distribuirsi sull'altro ingranaggio. Ok. Andiamo a rimontare questa parte, che è quella che permette lo scorrimento della bobina e l'avvolgimento del filo. Quindi andiamo a mettere un po' di grasso sul piolo, qui, e inseriamo questo. Dopodiché è il turno di questo, perché poi altrimenti non riusciamo più a metterlo. Quindi torniamo indietro e montiamo prima questo. Dobbiamo allineare questi due puntini con le due tacche che ci sono qui. Dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Infatti abbiamo già trovato la sua posizione e andiamo a mettere il suo dado. Ora andiamo a prenderci la chiave giusta, dovrebbe essere una 11, e lo stringiamo. Ecco qui, chiave da 11, e gli diamo un colpettino. Ok. È stretto. Adesso possiamo procedere a quello che stavamo facendo prima. Qui il grasso è rimasto, quindi inseriamo la camma. E mettiamo un po' di olio, qui non mi piace mettere grasso perché è la parte che scorre avanti e indietro, mettiamo un po' di spray al silicone sullo scorrimento di questo ingranaggio e andiamo ad inserirlo all'interno dell'asta. Ora lo portiamo in fondo e centriamo questa parte. Qui abbiamo centrato i due fori e andiamo così ad inserire il suo piolo senza perderlo. Ok. Questa parte è praticamente conclusa. Qui dietro non dobbiamo farci altro. Basta solo rimetterci il coperchio. Andiamo a mettere un po' di grasso, magari, qui sulla battuta che poi andrà a distribuirsi, ma sempre in dosi veramente scarse. Coperchio. Qua. Andiamo a prenderci le nostre viti. Che non sono sempre facili da mettere perché sono molto piccole. C'è anche da dire che sto usando un cacciavite
un po' grandino per fare queste cose. Ci vorrebbe un cacciavite più da orologiaio o da hobbistica. La vite sta facendo un po' i capricci. Ok, stringiamo, ma non troppo forte. Perfetto. Funziona anche la marcia indietro. E su questi movimenti andiamo a spruzzare un po' di spray al silicone. Poi tutti gli eccessi li andiamo a ripulire. Questa è la sua bobina, vabbè, va qui. Abbiamo completato la nostra revisione, che era sostanzialmente una pulizia, non abbiamo sostituito componenti. Però spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile o vi sia stato, insomma, di vostro gradimento nel guardarlo. Insomma, ci vediamo alla prossima e porteremo sicuramente altri video del genere sul canale se vedo, insomma, che sono graditi. Alla prossima!